Con oltre 2.000 visite ha chiuso ieri pomeriggio a Napoli il campus della Salute 3S, terza edizione della Prevention Race. L'iniziativa si è strutturata all'interno della settimana della prevenzione, pensata e organizzata dalla dottoressa Anna Maria Colao. Sì, una settimana che si conclude con un successo di pubblico importante. Nonostante la pioggia, più di 2.000 cittadini sono stati visitati, molti di loro hanno effettuato più di una visita di prevenzione, quindi le visite sono molto più di 2.000. Questo è il segnale che i cittadini hanno cominciato a comprendere l'importanza di farsi visitare prima di avere problemi. Circa abbiamo visto il 30% di visite vanno approfondite, questo è anche un risparmio per la sanità pubblica, vuol dire che il 70% dei cittadini non andrà ad affollare con la loro presenza le liste d'attesa, dando più spazio a chi poi negli ospedali ha davvero un problema da risolvere. Quindi è un format utile non solo da un punto di vista sociale, ma proprio da un punto di vista culturale e medico. Una settimana che è iniziata a Città della Scienza con il convegno Alfa Omega, che ha visto a Napoli presenti i maggiori luminari italiani, tantissime tavole rotonde e seminari sugli argomenti più scottanti e rilevanti per il pubblico. Poi ci si è trasferiti a Piazza del Plebiscito, dove per 3 giorni medici volontari hanno effettuato visite gratuite per la cittadinanza. A benedire il campus anche la presenza del cardinale Sepe. Ieri mattina poi la corsa, che ha visto trionfare un ragazzo di Marigliano che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Una bella soddisfazione aver vinto la Prevention Race, una gara non impegnativa ma comunque che ha dato la possibilità di poter fare tanto bene qui a Napoli e ai napoletani. Sì, vincere è sempre una grande soddisfazione, farlo poi per una gara organizzata per una più che giusta causa è ancora più un piacere. Soddisfatto per l'iniziativa che è stata minata per 2 giorni dal maltempo, Tommaso Mandato. Al di là dell'importanza dello sport sempre, anche nell'ambito sicuramente della prevenzione, lo sport è più forte di tutti. Basta vedere oggi che cosa c'è nonostante il tempo, tanta gente è venuta a correre, tanta gente è venuta a partecipare a questa iniziativa e per noi è motivo di orgoglio perché vuol dire che è stata capita effettivamente ed è arrivata quello che è l'obiettivo di questa manifestazione.